La notte scorsa nell'ospedale Bonomo di Andria è stato effettuato un espianto multiorgano. Un uomo di 56 anni ricoverato morto in seguito ad un incidente avvenuto sul luogo di lavoro ha donato cornee, fegato, reni e polmoni. L'incidente si è verificato lo scorso martedì 28 giugno all'interno dell'azienda di falegnameria di proprietà della vittima. Il 56enne è stato travolto da pesanti pannelli in legno mentre stava cercando di prenderne uno dal deposito. Prima è stato trasportato all'ospedale Umberto I, poi all'ospedale di Andria per l'attack da cui è emerso un vasto trauma cranico oltre a fratture varie. Ieri pomeriggio i medici del Bonomo, dove l'uomo era ricoverato, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La famiglia dell'uomo ha autorizzato la donazione degli organi. A coordinare le operazioni è stato il dottor Giuseppe Vitobello, responsabile dell'equipe del Bonomo, con la collaborazione del dottor Nicola Di Venosa, neo direttore dell'unità operativa di anestesia e rianimazione. Le cornee sono state prelevate dall'equipe di Andria, mentre per il fegato e i reni è intervenuta l'equipe di Bari. I polmoni sono andati a Pavia. Tutte le operazioni di espianto si sono concluse alle 6 di stamattina, sono in corso le operazioni di trapianto. Si tratta del terzo trapianto dall'inizio dell'anno. Il mio pensiero va innanzitutto ai parenti e alle persone più vicine al donatore, dice Ottavio Narracci, direttore generale della ASL BAT, per il gesto di amore e di solidarietà mai semplice in un momento di profondo dolore e di perdita.